Ivan, è bello ritrovarti di bianco rosso dopo qualche anno. Sì, per me sì, assolutamente. Dopo come sono andato via, quindi ritrovarmi qui è una bella emozione. È una ripartenza in una categoria di certo non tua, però è la ripartenza del Teramo. Assolutamente, assolutamente. L'importante era quello, ripartire dopo tutto quello che era successo, dato la disponibilità a questa società, poi dopo il direttore, soprattutto perché è Teramo ovviamente, se no magari ci avrei mai pensato, però ho avuto sempre questo debole, quindi non ci ho pensato due volte. Teramo riparte dalla promozione per vincere questo campionato. Ma adesso è prestissimo, perché partire così tardi è un cantiere tutto aperto. Certo, bisogna aspettare, avere pazienza per cercare di fare il meglio, ovviamente, però non si può parlare di obiettivi adesso così presto. Ti sei fatto già un'idea delle avversarie del girone B? Non so se hai avuto modo già di vedere le prime gare di Coppa Italia. No, conosco ben poco, dico la verità, ho visto ben poco anche negli anni passati la promozione, conosco qualche ragazzo che gioca in questa categoria, so che il Mociana è una squadra abbastanza attrezzata, poi c'ho alcuni amici, Fontanelle, comunque un girone tosto, come dicono, quindi ripeto, non è facile. Ovviamente noi iniziamo oggi questa avventura e ripeto, bisogna avere tanta pazienza perché comunque partiamo molto molto in ritardo rispetto a tutti. C'è un gruppo che dovrà crescere con il tuo aiuto, anche con l'aiuto di Alfonso Pepe, che siete un po' i punti di riferimento di questo nuovo Teramo. Sì, assolutamente, sono quelli più esperti, quindi dobbiamo aiutare a tutti, soprattutto i più giovani, a integrarsi subito, a fare subito gruppo, ripeto, per farci trovare pronto sin dall'inizio. No, io ci credo, se no non stavo qui a prescindere, quindi ci credo assolutamente.